Scriviamo in simboli la proposizione. Ci sono dei numeri naturali maggiori di 3. Il termine ci sono indica che esiste qualche numero naturale, quindi esiste almeno un numero naturale che ha la caratteristica di essere maggiore di 3. Quindi per il termine ci sono useremo il quantificatore esistenziale. Questo numero naturale è un elemento quindi dell'insieme n, quindi useremo il simbolo di appartenenza. I numeri naturali scriveremo x appartenente ad n, che ha una certa proprietà, quindi tale che. La proprietà è quella di essere maggiore di 3. Il simbolo per indicare che un elemento è maggiore di un altro è questo. Quindi scriveremo x maggiore di 3. Questa scrittura è la traduzione in simboli della proposizione ci sono dei numeri naturali maggiori di 3. Adesso vogliamo scrivere la negazione della stessa proposizione. Nel linguaggio comune diremo non ci sono dei numeri naturali maggiori di 3. In realtà questo vuol dire che tutti i numeri naturali non sono maggiori di 3, cioè vuol dire che tutti i numeri naturali non sono maggiori di 3. Soffermiamoci un attimo sulle parole non sono maggiori di 3. Se un elemento non è maggiore di 3, significa che questo elemento è minore o uguale a 3. E quindi non essere maggiore si traduce con il simbolo minore o uguale. Proviamo adesso a scrivere in simboli questa proposizione. Tutti significa che una certa proprietà vale per ogni numero naturale. Quindi usiamo il quantificatore universale per ogni. I numeri naturali abbiamo detto che indichiamo l'insieme a cui appartiene questo elemento, quindi useremo il simbolo di appartenenza x appartenente ad n. La caratteristica di questi numeri naturali è di non essere maggiore di 3 e quindi di essere minore o uguale a 3. Scriveremo perciò x minore o uguale a 3. Questa scrittura è la traduzione in simboli della negazione della proposizione ci sono dei numeri naturali maggiori di 3. Scriviamo in simboli la proposizione tutti i numeri naturali sono positivi. Il termine tutti sta a indicare che per ogni numero naturale questo è positivo. Quindi useremo il simbolo del quantificatore universale per ogni. Al solito i numeri naturali sta a indicare a quale insieme deve appartenere questo elemento. Quindi lo traduciamo con x appartenente ad n. La caratteristica di questi elementi è quella di essere positivi, ma essere positivi significa essere maggiori di 0, quindi sono positivi, lo traduciamo con maggiore di 0. Quindi continueremo scrivendo x maggiore di 0. Questa scrittura è la traduzione in simboli
della proposizione tutti i numeri naturali sono positivi. Consideriamo adesso la negazione di questa proposizione. Nel linguaggio comune diremo non tutti i numeri naturali sono positivi. Ma dire che non tutti i numeri naturali sono positivi significa che esiste almeno un numero naturale che non è positivo. Quindi vediamo di tradurre in singoli questa proposizione. Abbiamo già visto che esiste almeno uno, lo traduciamo col quantificatore esistenziale. Numero naturale. Quindi dobbiamo tradurre dicendo che questo elemento è un numero naturale. Useremo il simbolo di appartenenza, quindi x appartenente ad n. Qual è la caratteristica di questo elemento? Quindi tale che non è positivo. Dire che un elemento non è positivo significa dire che non è maggiore di 0. Ma allora se non è maggiore di 0 vuol dire che questo è minore o uguale a 0. Quindi continueremo la nostra scrittura scrivendo x minore o uguale a 0. Questa è la traduzione della negazione della proposizione tutti i numeri naturali sono positivi.